Check, check, check. Bu. Siamo pronti a farmi cacciare dal condominio qua. Esatto. Bonus. Bonus. Filmati. Ci filmati. Oh, ricordi Resident Evil 7. Vediamo un po'. Dai, vai, lancia. Vado. Sì, sì. Lanciato. My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Then Chris Redfield and his soldier buddy showed up. Saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. Ecco. Ti sei andato addosso. È finita, raga, è finita. Normale o estrema? Minchia, normale mi sminchia. Io farei. Io proverei estrema, che dici? Boh, fammi estrema, se è tanto l'unico modo per avere una. È normale, dici che sembri il palambo. Villaggio delle ombre. Ok. Oddio, sono arrivato. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared. And with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared. And offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. Summon the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Bestial. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in Tim Burton. In a blink,
The girl was trapped inside a mirror. Ma che cazzo di storia gli legge la bambina, porco dio. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Diglielo un po', che fa. The store said it was traditional. Vabbè, ma... A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Rose. Gesù Cristo è tradizionale. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Oh, yeah. Devi stare calmissimo. Per favore. Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then go cautiously take your daughter to bed. Lei comunque da si incazza. Ma io infatti ricorderei che la nostra scelta originale era stata salvare l'altra. E confermo che avrei preferito. Questa incazzata nera impestata. It's okay, Rose. Your mother doesn't... Parla da cena. Che bella casa. La casa è bellina. I 60 frame anche sono parecchio bellini. Oh. No, no, ho detto un cazzo. Tranqui. Allora, aspetta un attimo. Mi faccio un giro per la casa, eh? Pure io. Abbiamo già un problema di head bobbing. Perché la testa fa su e giù, bestia? Fammi vedere se ho un'opzione. Grazie, gentilissimo. Ho acceso la TV. Ok. Lui cammina come un picio. Spento la TV. Faccio un po' fatica io col controller, però. Orca loca. Allora, lì c'è la culla, ma non la metto dentro. No, no, io voglio girare per la casa. Aspetta, attenzione. Faccio la foto della tipa incinta. Quindi questa qua c'è tipo... What a miracle. È un miracolo. Non vuole ricordare, basta. C'è, però, attenzione. Ci, ha detto, ci siamo mossi qua... Per stare al sicuro, quindi ci siamo andati volontariamente nei Carpazi? Ci siamo già nei Carpazi? Come funziona? Per me no, per me non siamo nei Carpazi, che cazzo... Cioè... Io non penso siamo nei Carpazi, Eric, per me... Per me devi a casa fare in culo in America. Io salgo al secondo piano. Ah, c'è un cazzo da prendere. Diciamo, non c'è un cazzo da prendere. Non hai fame, no? Anche tu, vabbè, a parte che te non ce l'hai... Ma qual è il problema? Perché? No, no. Perché non posso avvicinarmi mentre cucini? Esatto. Hey, what are you doing, mister? Qual è il problema se non mi avvicino, mi meni? Vedi che lei è la governatrice della casa, ti incula sangue, se non fai quello. Sì, lei deve stare calmissima, dobbiamo ricordarci che potevamo lasciarla lì. 6 febbraio, cereali di riso, purè di banane, purè di patate dolci, crema di spinaci. Iter, ricorda di darle zucchero o miele e ricorda no ai funghi. Ok, ah giusto, perché giustamente adesso ci abbiamo un trauma con i funghi, giustamente. Primi 6 mesi di Rose. Her birthday will be here before we know it. Esatto. Pazzesco. Enjoy it while we can. Sì, sì, sì. She makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Ecco. 3 anni fa io mi sarei fatto fuori, forse in te non sarei mai immaginato che cazzo. Sì, sto andando, ma sempre agitata questa. Ma vado. È una donna. Dai un attimo. Sono finito nella dispensa, sono finito. Ci abbiamo messo una vita a scegliere questa marca, è pazzesco. Sì, ti fai un po' di background sui personaggi. Sì, sì, per carità, fa piacere. Prima di catafottarci nell'azione. Casa carina. Sono solo dei tappeti per terra, tra parentesi. Sono solo dei tappeti. Sembra mia madre. Fa 8000 tappeti, cerchi di ammazzarti in 3 secondi. Stai a casa mia. Ho i tappeti. Andiamo di sopra. Voglio... Non piangere. Vedi che faccio come DJ Baby, che ti butto giù dal... È vero, dovevano metterla, cullarla come il Bridge Baby. Attenzione qua, oh. Ah, Carion. Se parte la canzone del 7 mi incazzo. No. No, no. La bambina è contenta.
Comunque, cioè, io già mi creerei addosso a abitare in questa casa, è troppo scura. Boh, nel cesso sono finite. Nel cesso anch'io. Le medicine di Mia è sotto stretto controllo dai tempi dell'incidente, giustamente. Vedi che quella cosa è stata infettata da Satana, praticamente, cioè dal fungo, però c'è. Sì, no, è diventata fuori di te, ma immagino sia un'esperienza traumatica, giustamente. Esatto. Boh, io andrei nel corridoio lì in fondo prima di andare vicino dalle scale, vediamo. Ah, dici, vai prima in fondo, andiamo prima in fondo. Non ce l'ho. Oh. Aspetta, dice ci siamo quasi, quindi torniamo indietro, va bene. Ok, perfetto. Io sto facendo una fatica con la visuale del joypad, canaglia di Dio. Realtà no, forse perché tu sei abituato col Sono PC. abituato su PC, raga, non ce la faccio. Sbocco. Cioè io in realtà lo vedo molto. Attenzione! Succede qua dentro? Che c'è? C'è niente. Perché tossisce? Bisogna pulire. Ah, sono sporco, ci sono un po' di polvere. Storia dell'architettura dei castelli dell'Europa centrale. Visto che secondo me siamo finiti in Europa. Guarda, guarda che siamo qua, eh. Orientale. Vedrai che ci siamo trasferiti qua apposta, nei Ma Carpazi, che lo dico. cazzo dite Carpazzi? Ma che posto è qua in Romania? Con tutto rispetto. Attenzione, attenzione, attenzione. Cala il sipario sulla fuga di gas a Dulvey. Il 18 di questo mese sono terminate le indagini sulla fuga di gas tossico in quel posto lì. In Louisiana nel 2017, quindi dove c'erano, scusami, dove c'erano i Baker, no? Le morti sono state attribuite a una fuga di gas naturale presente nelle rocce sedimentarie. Jack Baker, 57 anni, e la sua famiglia sono rimasti coinvolti nell'incidente, nella quale tutti e quattro hanno perso la vita. Si crede che anche Ethan Winters e sua moglie si trovassero nei paraggi, ma la loro attuale posizione è sconosciuta, ecco perché se ne sono andati nei Carpazi. L'intera area è stata isolata. Niente, quindi hanno insabbiato tutto come una fuga di gas. Sì. Tutti se ne sono dimenticati. Raga. Vabbè, se dici che è una fuga di gas, la gente gliene frega un cazzo. Esatto. Vediamo se gli armadi si aprono. No, non si apre, già guardate. No, non si aprono. No. E niente, direi che c'è nel. Mamma Magari adesso stella. io le potrei piantare quando. Ci siamo quasi. Pazzesco. Boh, mi sa che dobbiamo andare nella camera di questa. Comunque l'inizio Tim Burtoniana mi ha gasato un po', ci sembra la mamma Sì, di nuovo. sai cos'altro? I doni della morte di Harry Potter, te la ricordi la fiaba? Allora. Particolare, Sì. Allora. Prima di. particolare. No, C'è aspetta. uno studio intanto, un computer. I vestiti di Rose per domani. Grande, Come due se già. ne No, esse la bastarda? Rose è la bambina. Non facciamo arrabbiare la mamma quando si arrabbia fa paura. Orco, beh. Dai, vabbè. Ma non ho capito, mi fa aprire l'armadio e poi? Chiudi. Ci metto la bambina nell'armadio. Andiamo nello Che c'è quello studio. dentro? Esatto. No, stai zitta. Guarda che arriva quella là. Shh. Fa? Raccogli la scimmia. Prendi la scimmia. Te. Guardati la scimmia. Hai visto? Ho sentito dei rumori dietro. Arriva l'altra. No, vabbè. No, ok. No, no. Armarsi per la sopravvivenza. Manuale di armi da fuoco. Capito, questo è manuale in casa di armi da fuoco, poi lui dice. Esatto. Guarda. Ah, attenzione, album fotografico. Lo sto guardando, infatti. Cazzo, ti ridi, eh? Ah, lei giustamente si fa. Ah, no. È tutto Il all'inizio. computer. Sono sicurissimo di voler fare un figlio con questa qua, cioè, nel senso. Vai, vai al computer. Non mi Sono sembra. dei menu interessanti. Vorrei che il tempo si fermasse. Sì, scusa, stavo guardando le foto. Adesso vado a vedere il computer. Vai, vai al computer. Dov'è? Qua. E di dietro, vai. Allora, 6 febbraio 21, adesso, cioè qualche mese fa, io e Mia abbiamo litigato di nuovo. Attenzione. Per caso ho fatto un riferimento a quello che è successo 3 anni fa e mi ha urlato contro. Che va già meglio di, insomma, mi ha accoltellato. Sì. Finalmente ci siamo stabiliti in Europa. Possiamo iniziare una nuova vita e crescere rose seneramente. Ma mi sento ancora come se una parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana. Vorrei ben vedere. Questa c'ha la sindrome post-traumatica come i soldati.
So che Mia odia parlarne, ma come possiamo dimenticare tutto e far finta che non sia mai successo nulla? Non sarebbe giusto affrontare quello che è accaduto in modo da andare avanti con le nostre vite e con Rose senza brutti ricordi che ci tormentano la mente? Lei si merita almeno quello. So che anche Mia ne è consapevole. Se davvero non gliene importasse nulla, non si sarebbe infuriata così in ospedale. Niente, questa qui non vuole dire... Cioè, boh... Sì, no, vuole negare tutto, non ci vuole pensare. Quando ha detto che quando si arrabbia è un casino. Attenzione. Attenzione che c'è anche un cassettino da aprire dove c'è... Accanto al computer c'è un cassetto in un mobile da aprire. Ok, tra l'altro per qualche... Mi pare ci sia stato un attimo di calo, però vabbè. Allora, Rosemary Winters, che è la bambina, sì, decisamente la bambina, 7 kg la bambina. Esami effettuati, udito, vista, tatto, riflessi, non mostrano ancora problemi, la paziente in buona salute. Note aggiuntive, la BSA, cos'è l'anti-aliasing, quella roba lì, fornirà i risultati di esami aggiuntivi riguardo la presenza di patogeni fungini. La BSA era dove stava di Chris Redfield nel Resident Evil 5. Ah, voilà, voilà. Quel gruppo che era nato... Contro l'Umbrella. Sì, sì, sì. Beh, giustamente hanno fatto controllare per residui dei funghi nella figlia. Vabbè. Dai, posiamo sta bambina. Sì, esatto. Tanto la culla lì. Vai, posa sta bambina. Io so già che adesso succede un Gesù Cristo. Io già lo so che succede un Gesù Cristo. Per non... Esatto, diglielo. Che tua madre cretina ti racconta storie di merda. Esatto. No, raccontiamo io come devo scare di pacciani come scannava dei tipi. Sì, perché no? Esatto. Va bene, io vado di sotto. Poi io sto andando proprio un po'. Cioè, attenzione. Di sotto, che quella per adesso c'ha coltello sicuro, io lo so. Allora. Dove c'è? Ah, no, lì. Okay. È lì in cucina. Adesso si gira incazzata. Guarda, la sorprendiamo da dietro, lei fa. Vedrai. No, attenzione, è partito il video. Ok. Sì, sì, t'apposta. Minchia, me lo mangerei? Io spero non abbia... Orco! È ciorba de legume. It's a local recipe. Ciorba delle legume. Stavo mangiando tu la ciorba di Gesù Cristo. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. Se fai il musone non te la dà, attenzione. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana. Non parlare della Louisiana, che boia. L'addestramento militare. Hai visto? Eh? Per me gliel'ho fatto far dopo. Così sembra, effettivamente. Lui è stato talmente predisposto. Guarda che Oh, Cristo. Urco! Perché? Con quali riflessi glielo dici tro... Vabbè, ma è un incubo, dai. Per forza. Ma te la scannano così? Ma è un incubo per forza. Quanto ci dai che è un incubo? Non è vero sta cosa qua. Chi è quello lì? È qui. Buongiorno. Uè. What the hell? Sorry. No! Okay, ancora gira. Giona, perché? Non ho capito. Go move! Sì, ma la bambina? All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Ah, bon, come i cani. No, seduto. Get him out. Boh, così a caso. Dobbiamo capire il motivo di perché l'ha fatta fuori così. Un po' improvviso, però, se posso permettermi. Ora lì c'è il Google Pixel. Pronti? Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results
No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Così impari, però. Effettivamente forse era meglio ascoltarla.